Dal 14 febbraio, come usiamo dire ad ogni inaugurazione di Casa delle Farfalle che abbiamo fatto in giro per la Sicilia, diciamo che la primavera arriva in anticipo, e così anche a Ragusa. Quest'anno abbiamo il piacere di essere ospitati nella città da cui poi alla fine della provincia, da cui alla fine è partito il progetto, perché è partito a Modica nel 2011. Ritorna in provincia, questa volta nella città di Ragusa, in pieno centro storico, per far sì che grandi e piccini possano osservare da vicino le bellezze delle farfalle tropicali, libere in volo, all'interno di una struttura che è stata realizzata ad hoc per ospitare le farfalle, quindi per far sì che venga rispettato il loro habitat naturale, le loro condizioni di vita naturali, ed è possibile osservare da vicino decine di farfalle tropicali libere in volo, che tra l'altro poi si poggiano anche sui bambini, quindi è possibile poter vedere anche la loro nascita dalle crisalidi, quindi il percorso di vita dal bruco alla crisalide alla farfalla. Quindi un'esperienza incredibile che riscuote sempre tantissimo successo in tutte le città che ci hanno ospitato, e speriamo che sia così anche a Ragusa. Devo dire che c'è già parecchia attesa, parecchie prenotazioni da parte delle scuole, perché un progetto si rivolge ad adulti, ma anche ai bambini e ai ragazzi delle scuole, ai turisti, ai visitatori, tutti coloro i quali poi vogliono per un po' abbandonare il tran tran quotidiano della città e immergersi in un mondo fatato che è quello tropicale delle farfalle. Quindi i ragusani cosa troveranno? Tecnicamente è una serra riempita di piante tropicali con all'interno le farfalle tropicali libere in volo. Questo prende il nome appunto di Casa delle Farfalle, del progetto che è iniziato nel 2011 e sta proseguendo ormai negli anni in giro per le città della Sicilia. Inaugureremo il 14 febbraio, saremo aperti tutti i giorni, festivi compresi ovviamente, fino al 17 giugno. Ci troveremo al centro commerciale culturale di via Matteotti numero 61 all'interno del cortile.